Allora, rientriamo in studio, l'appuntamento con il nostro risveglio muscolare. Il buongiorno al nostro preparatore atletico di fiducia, Pierluigi De Pascalis. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ben ritrovati, buongiorno. Allora, parliamo di dimagrimento oggi e soprattutto riponiamo lì sotto praticamente quello che è l'armadietto del bagno la nostra bilancia, perché si vuole dimagrire, Pier, no? Sì, esattamente. Chi vuole dimagrire farebbe molto bene ad abbandonare la bilancia. La bilancia è uno dei nemici più acerrimi di chi desidera dimagrire, per tutta quanta una serie di ragioni. Innanzitutto perché la bilancia non restituisce un dato veritiero, quindi vedere il mio peso che aumenta o diminuisce non significa necessariamente che sto dimagrendo o che sto ingrassando. Questo cosa determina? Determina che molte persone si scoraggiano, perché soprattutto all'inizio magari si aspettano entro 15 giorni già di perdere qualche chilo, cosa che difficilmente si verifica. Allora, se io leggo semplicemente la mia soddisfazione nel lavoro che sto facendo ad un ago della bilancia che deve fluttuare, deve modificare il numeretto che va a mostrare, molto probabilmente sarò frustrato per il risultato che manca, che non arriva, o che meglio non riesco ancora a intravedere. In realtà all'interno del mio corpo stanno già avvenendo tutta quanta una serie di cambiamenti, che sono cambiamenti positivi in direzione generale e che stanno predisponendo il mio corpo affinché possa esserci un efficace dimagrimento. Ancora di più, se addirittura il peso aumenta, cosa che può assolutamente avvenire, non significa che sto ingrassando, perché nel momento in cui mi alleno, dato che le masse muscolari hanno un peso molto maggiore rispetto alla massa adiposa, se magari il peso aumenta non significa, ripeto, che sto ingrassando, anzi sta avvenendo qualcosa di ancor più utile, perché oltre a dimagrire sto incrementando anche le mie masse muscolari, che mi aiuteranno poi a restare magro, non soltanto a dimagrire. Quindi la bilancia mi fornisce delle informazioni non corrette, non precise, e pertanto non possono essere di nessun supporto per chi desidera dimagrire, anzi molto spesso, proprio perché io poi non vedo questo ago diminuire il numero indicato sulla bilancia, potrei espormi a delle diete particolarmente drastiche o a delle sessioni allenanti particolarmente intense, che poi sono ancor più gravose, nel senso vanno proprio nella direzione opposta. Quando dico di eliminare la bilancia, mi riferisco a tutte le bilance, comprese anche le bilance pesa alimenti, perché un'altra bilancia alla quale noi siamo legati nel momento in cui avviamo un'attività dimagrante o vogliamo dimagrire è la bilancia con la quale pesiamo il cibo, e quindi siamo attenti a quanti grammi di pasta, a quanti grammi di carne. Questo ci crea un'altra frustrazione, non ci rende l'appagamento che invece il cibo normalmente fornisce, non ce lo fa gustare, non ci fa essere sereni nel momento in cui mangiamo, quindi fa scattare semmai la frustrazione e la continua ricerca di ulteriore cibo. Non ci insegna uno stile alimentare corretto, perché lo stile alimentare corretto è qualcosa di completamente diverso, la capacità anche di autoregolarsi, ma di saper anche gioire del cibo. Quindi, se intendete dimagrire, abbandonate le bilance, cercate di essere più corretti come stile alimentare e sicuramente cercate di essere più attivi giornalmente. Questo sicuramente porterà a dei vantaggi, che la bilancia lo indichi o che la bilancia non lo indichi. Grazie al nostro Pierluigi De Pascalis, un abbraccio, a presto. A voi un abbraccio.